Sì, oggi celebriamo l'unità d'Italia e le nostre forze armate, è un momento difficile ma anche un momento di ripresa in cui diciamo, è proprio il momento di dimostrare l'unità del nostro paese, ringraziare le forze armate per quello che fanno quotidianamente, per quello che hanno fatto in questo periodo in aggiunta ai loro doveri di istituto che già sono gravosi, però anche in questa circostanza hanno dimostrato preparazione, affidabilità, senso del dovere e rispetto per l'istituzione. Sta ripartendo un po' tutti i settori, la nostra città si prepara ormai alle porte, insomma, a vivere il periodo natalizio. Ecco, quanto è stato difficile, insomma, a quel tavolo decidere cosa fare e come farlo? Sì, sicuramente è stato un tavolo dove sono state analizzate nel dettaglio tutte le situazioni, tutti gli scenari e si è arrivati poi alla decisione di far svolgere questa manifestazione proprio come segno di ripresa, di ripartenza e sono chiaramente manifestazioni molto sentite dalla cittadinanza e quello che non dobbiamo mai dimenticare naturalmente è la prudenza, perché se noi possiamo permetterci oggi di organizzare eventi che hanno un richiamo in termini di pubblico, di presenze importanti, è grazie a tutto quello che si è fatto in questo periodo, quindi grazie alla campagna vaccinale, grazie all'impegno di tutti nel rispetto delle regole e delle precauzioni. Ormai siamo davvero a percentuali di vaccinati molto alte, però ci sono ancora persone che non hanno accettato, insomma, di farsi il vaccino. Qual è il suo appello? Beh, sempre un appello alla prudenza, per cui magari anche ritengo qualcuno che ha ancora qualche perplessità possa, ragionando sull'importanza del vaccino e l'importanza per poter tornare veramente alla normalità, possa raggiungere determinazioni diverse.